Il CDM ha approvato il decreto Omnibus, che contiene tra l'altro norme relative al prelievo del 40% sugli extra profitti delle banche, da 2 ai 3 miliardi di risorse per finanziare il taglio delle tasse e l'aiuto per i mutui prima casa. Sui taxi via libera l'incremento delle licenze fino al 20%, approvata anche la deroga al tetto dei compensi per i super esperti che lavoreranno al ponte sullo stretto. Novità anche per il caro voli, con il divieto della fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aeree, e norme per un'estensione all'utilizzo delle intercettazioni per i reati gravi.